No, no, tranquilli ragazzi, per questa volta niente chimera shopping, niente scherzi. Parliamo subito, molto brevemente, di questo prodotto che Oki mi ha mandato, ovvero un hub 3.0 dotato di 4 porte USB. Boom, the youngest with the runner, I go mother them school. Ragamuffin sent to coming from the bush bungalow. And the watchmaker get out my wrist, now Figaro. Anche questa volta mettiamo un attimo da parte tutti i dati tecnici che troverete comunque nel link all'acquisto o l'articolo allegato qui in descrizione, per fare spazio su questi pareri. Analizzeremo prima il design, il contesto in cui può essere utilizzato questo dispositivo e quindi il target di utenza, e in seguito se ne vale la pena acquistarlo oppure no. Da amante del design o comunque dei piccoli dettagli, questo prodotto non poteva non stupirmi per le sue linee davvero eleganti e ben curate, e poi per la cura nei dettagli come ad esempio le porte USB colorate di blu o due comodi piedini sulla parte posteriore, comunque quella in basso, che renderanno un aggancio molto più stabile una volta posizionato sulla scrivania. Lo rendono l'accessorio perfetto per affiancarlo ad esempio ad un all-in-one, un PC per rendere le porte USB più vicine a noi, oppure perché no, dato il design, anche accanto a un MacBook o un iMac. A cosa serve un hub USB? Molto semplicemente permette di moltiplicare le porte USB a nostra disposizione, che ad esempio su un netbook o un ultrabook, per via delle dimensioni ridotte, le porte USB sono disposte in un numero minore. Questo dispositivo è pensato principalmente per i possessori di porte 3.0, tuttavia non avrete problemi in nessun caso, poiché è retrocompatibile anche con le porte 2.0 e 1.1. Io che ad esempio sul mio portatile ho esclusivamente porte 2.0, ho provato ad effettuare dei test di scrittura di una ISO, magari per la creazione di una live USB, e non ho notato un calo di prestazioni, anzi, la velocità è completamente identica a quando attacco la chiavetta USB direttamente alla porta, quindi questo dettaglio da non sottovalutare perché a volte un calo di prestazioni può capitare. Ma adesso la domanda più importante, che sicuramente tutti stavano aspettando: conviene davvero acquistare questo hub USB 3.0 di Oki? Come detto prima, da amante del design e dei piccoli dettagli che in questo prodotto non mancano assolutamente, sarei ben disposto a dire di sì. Tuttavia, giusto per curiosità o comunque per fare un piccolo paragone, ho cercato su Amazon accessori dello stesso tipo e dalle stesse identiche funzionalità ne ho trovati anche alcuni con un prezzo leggermente minore. Quindi diciamo che la scelta durante l'acquisto sarà strettamente soggettiva. Se cercate un prodotto che oltre ad essere bello da vedere sia anche funzionale, allora questo hub USB Oki è la scelta che fa per voi. Se invece preferite avere le stesse funzionalità ad un prezzo leggermente minore, vi consiglio di guardare altri brand. Per questo prodotto è tutto, come detto prima vi lascio a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutto il materiale con i dettagli tecnici, le foto e quant'altro, e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ragazzi!